Mago, qua è Next. E io sono Play, oggi siamo qui ragazzi, tornati su cosa? Su... Oggi siamo ragazzi... una serie di livelli, mi sembra. Esatto, sono dei test veramente molto molto, cioè semplici no, però sono da fare veramente in tempi rapidi perché avremo 15 secondi per riuscire a formulare un'ipotesi e a buttarla fuori. Questo ogni ragazzi, potreste lasciare il mi piace con il... con il naso, una volta fatto ciò commentateci qua sotto, con scritto Gattabuia. Partiamo dal primo. E appunto il primo è la prigione. Abbiamo parlato di Gattabuia prima. Il primo ah, è la prigione. Perfetto, ok. Jack è in una cella col pavimento sporco e solo con una finestra che è irraggiungibile. Jack non ha viveri e nella cella calda e asciutta c'è solamente una pala. Ok, abbiamo solamente una pala. Ha solamente 2 giorni per uscire dalla prigione. Se non dovesse riuscirci, vada Caronte. Ah, ok. Posso. Ok. Va benissimo. Non puoi neanche scavare un tunnel perché appunto ci vorrebbero più di 2 giorni e lui creperebbe prima. Ok. Come appunto può fare il nostro Jack per riuscire a fuggire? Allora, potrebbe fare dei ciocchi con la pala che si fa sentire fuori e lo tirano fuori. Ok. Potrebbe piantarla per terra, salire in cima alla pala e uscire. Non ho idea. Oppure cosa potrebbe fare? Si dà una bandierata in testa così non muore prima del giorno. Cioè muore prima. Tenere sono riuscito a trovare delle soluzioni. Io non avevo la più pallida idea di cosa potesse fare il nostro Jack. Ci ho pensato un attimo e non mi è venuto neanche in mente. Forse la cosa più geniale è il saltare sulla pala. Ah, potrebbe la Quello potrebbe essere geniale. Ragazzi, se siete arrivati in questo momento, scriveteci sotto nei commenti qual è la vostra soluzione, che adesso andremo a vedere assieme. Però anche l'idea di salire sulla pala non era male. Ma ti sei dato le sicure. Aiuto. Vabbè ragazzi, in questo caso bisognava farsi un cumulo di terra di fianco alla nostra finestra per riuscire a arrivarci fatto, e uscire, diciamo. Quindi il primo è 1-0 per il quiz. Passiamo con il secondo. Ragazzi, poi scriveteci magari sotto se voi ci avete preso o meno, eh. Il secondo, una collana rubata. La signora Smith andò alla polizia per denunciare la scomparsa della sua collana vintage. Io ho scritto collana d'epoca perché non Ma va bene lo stesso. All'arrivo della polizia la donna era sconvolta, però loro non videro alcun segno di effrazione, cioè nessun segno di scasso, ok? Solamente una finestra rotta. All'interno della casa, appunto, era tutto sotto sopra, c'erano delle impronte sporche per tutta la stanza. Okay. Il giorno seguente la signora Smith fu arrestata per frode. Perché? 15 secondi. Allora, potrebbe essere il fatto che abbia rotto lei la finestra dall'interno perché gli avevano ribaltato, cosa mai l'ha rotto con quello e magari proverei a scassinare la finestra più che spaccarla e entrare così. Quindi è probabile che l'abbia rotta lei dall'interno e non lo so. Perché non ci sono i segni di vetro sul pavimento, dici? Appunto, altrimenti vedremo una sorta di vetramento assurdo. E la signora è una baldracca. La signora è una brutta balorda. La signora Smith, bla 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 bla, because the window was broken from the inside. Dall'interno, esatto. Vedi? Infatti in questo caso, beh, alla fine ce l'ho dato prima io, perché l'ho detto io che non c'erano i vetri per terra, i vetri. Sì, ma l'ho detto io che era stata rotta dall'interno perché appunto non c'era. No, ti ho detto che l'ha rotto lei perché l'effrazione della porta. Vabbè. Banane. Ragazzi, diteci se voi lo sapevate. Scrivetelo mano a mano, poi guardiamo in quante sono riuscite a indovinarlo. Cioè... Esatto, e magari mano a mano scriverci se avete avuto anche un'altra. Senza paura di fare figura di merda, tanto sì, peggio delle nostre. Esatto, esatto, esattissimo. Ragazzi, la prossima. Prossima è l'assassino a scuola, ok? L'assassino murder. Durante il primo giorno di scuola l'insegnante di geografia fu assassinato e la polizia aveva ben 4 sospettati, ok? Ok. In questo caso erano il giardiniere, il prof di matematica, di educazione fisica e il direttore. Ci siamo? Ok. Va bene, il problema è che però tutti quanti avevano un alibi. Il giardiniere stava tagliando dei cespugli. Ok. Il nostro prof di matematica stava facendo una verifica di metanno. Ok. Il prof di educazione fisica stava giocando a basket mentre il direttore era in ufficio. Ok. Gli sbirri, no? Hanno risolto il caso, ok? Sì. Ma come hanno fatto a capire chi è stato a uccidere il professore di geografia? 15 secondi. Beh, sicuramente è stato il prof di mate. Perché appunto, se ci fai caso, durante il primo giorno di scuola, il primo giorno di scuola, quello di metanno, che cazzo, cioè si è fumato una botta di radicchi quello. Quindi poi guarda anche la faccia da pistola che c'ha, che proprio sì, guarda, sembra, falso. Sembra l'incoglionito, sì, cioè voleva andare il colpo al baffo della Biera Moretti in Instagram, minchia. Cioè, in teoria il nostro ragionamento è veramente proprio ma che ragionamento hai fatto? Tu dai, smettila. Smettila, smettila. Va bene. Ragazzi, andiamo a vedere se l'hanno preso. È proprio lui. E appunto il criminale è il professore di matematica. Nel caso risolto, sono stato bravo.
Ma dove? Senti, ma si possono mangiare le banane? Il prossimo è un uomo solo, è Lonely Man. Ti guardo in faccia, lo capisco perché sei solo, diavolo schifo. C'hai la faccia che sembra, non lo so, della carne battuta. Vabbè. Un uomo anziano vive da solo in una casa nei sobborghi della città. Ha vissuto una vita tranquilla, forse era un casalingo, ma non abbandonava mai la sua dimora, ok? Per dei lunghi periodi. Okay. Era un venerdì a mezzogiorno quando il postino si avvicinò per chiamare l'uomo, no? Per dare, c'ho la posta! Però non ricevette risposta. Allora, guardando dalla finestra, diavolo cane, c'era porco demonio, gli si è rovesciato addosso la conserva. Un uomo in una pozza di sangue. Quando il poliziotto arrivò appunto per le indagini, trovò un giornale del martedì, due bottiglie di latte caldo e una di latte freddo. Il giorno dopo il poliziotto aveva già risolto il caso, arrestato il colpevole e via finito. Come ha fatto il poliziotto a trovare chi è stato così velocemente? Lui al giornale del martedì ha ricevuto il latte tutti i giorni, potrebbe essere il lattaio, anche perché comunque se passano i giorni il latte in un giorno si raffredda, lì ne aveva due di quello caldo, quindi vuol dire che ne ha lasciato uno in più. Perché magari non sarebbe tornato il giorno dopo perché aveva già fatto l'assassinio. Anzi no, perché lui è da martedì che è scomparso. Quindi lui è morto lunedì, se martedì c'era ancora fuori il giornale. No, poteva essere morto martedì mattina. Ma se il martedì c'era già il giornale, il martedì non l'ha preso. Appunto, perché è morto lunedì. Ma casomai era già... Vabbè, secondo me il lattaio è uno stronzo, dai. No, secondo me è il giornalaio invece. Perché? Perché il lattaio è arrivato continuamente a portargli, quindi lui non pensava che il vecchio non ci fosse, mentre il giornalaio non è più tornato. Ragazzi, secondo me è il giornalaio. Non ho messo più di 15 secondi, ma secondo me è il giornalaio. È stato ovviamente il postino. Che sarebbe alla fine il giornalaio. Sì, il giornalaio, avevamo detto il postino, ma era il giornalaio. Sì, sì, secondo me sei preso te. Era il giornalaio. Era il giornalaio, appunto. Postino di merda. Sapeva che appunto, essendo morto, non l'avrebbe letto. Quindi alla fine vedi che c'avevo ragione. Va bene, io ci ho avuto niente. Ma l'abbiamo risolto, l'abbiamo risolto. 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 Ok. Prossimo ancora, ragazzi. Ci vedete sempre voi le vostre soluzioni. Ma bene o male ci stiamo prendendo. Bene o male nel cattivo del giusto. Beh, no, comunque è uno solo che è stato l'ultimo. Qua ci ha fatto un po' intrippare, ma gli altri devo dire che me la sono cavata bene. Ma dove? Che se non ci fossi qua io a darti l'illuminazione non faresti niente. Grazie. Non faresti niente. Grazie. Ecco, un po' di ringraziamento. Il prossimo, due pillole. Esatto. Okay. Allora, la pillola blu è per averlo più su. Quello rosso per averlo più grande. Un serial killer rapisce le sue vittime e le costringe a scegliere tra due pillole da deglutire. Una innocua e l'altra velenosa, ok? La pillola che non prende la vittima la deglutisce tutte le sacrosante volte il killer. Ma la cosa che fa specie è che ogni volta il killer prende la pillola innocua. Cioè ogni volta la vittima, quando sceglie, becca sempre quella velenosa. Quindi se la piglia con l'acqua, giù è morto. Secondo me è nell'acqua che beve. Secondo me le pillole sono entrambe innocue. Cioè entrambe innocue. È l'acqua che beve che manda giù che veleno. Lui gli dà con l'acqua e l'acqua avvelenata e lui muore in tronco, mentre il nostro killer dice tanto innocua, non la bevo con quell'acqua, cazzo me ne giù. Cioè ragazzi, sembra un ragionamento da bifolco, ma secondo me ci abbiamo preso in pieno. Dai, diavolo, ragazzi, non bevete l'acqua, no, non bevete l'acqua. Si manda giù con il prosecco. Esatto. Vai, ragazzi, avanti. Con il prosecco. Allora, vediamo qua, in questo caso il veleno era nell'acqua, appunto. In Somalia 90 abbiamo un cervello che Einstein va a fare il boaro, dico bene? Dobbiamo fare gli investigatori, anche se siamo troppo deficienti no, per farlo. Investighiamo al massimo le mucche, i tori lasciamoli stare perché fanno male. Prossima ancora! Oddio. Vabbè, te la becchio, mi spiace. La prossima! La finestra agghiacciata! Esatto, le finestre agghiacciate. Esatto. Sì. John trovò in un freddo giorno invernale l'amico morto in casa sua, no? Chiamò la polizia dicendo che stava passeggiando vicino alla casa di Jack, il suo amico, e allora decise di andarlo a trovare, no? In quel caso però suonò continuamente al campanello, bussò, ma nessuno gli rispose. Dice, vabbè, sarà uscito. Però rimase un po' perplesso per il fatto che vedeva comunque la luce nella stanza e attraverso appunto una finestra congelata. Alitò sul vetro della finestra e vide Jack sul pavimento. Defunto, morto, duro, duro come un coppo. Inaspettatamente però per John la polizia lo arrestò come principale sospettato. 15 secondi. Allora, ok. Lui girava attorno alla casa di sto Jack. Suonò il campanello, bussò la porta ripetutamente ma senza avere nessunissima risposta. Vide la luce accesa e allora cominciò ad alitare sul vetro. E vedete dentro che c'era Jack morto steso su un pavimento duro freddo. Per essere il fatto che non si appannano le finestre del... Se il vetro era... appannato. Ogni tanto salta fuori qualcosa di... Guarda che stranissimo, cioè se ci hai preso. Se ci hai preso, no, ti sputo.
Ragazzi, ha preso un'altra volta, non scherzo. Non è una cosa che mi era venuta in mente, ma un culo assorbente. Però comunque ce la stiamo cavando bene, cioè io veramente ti do un influsso benefico e per infatti, qualcosa sì, di anche pazzesco. Se comunque era da fare entro 15 secondi non ce l'avrei fatta perché non ci ho capito un cazzo subito. L'importante è arrivarci, ragazzi, come al solito scriveteci qua sotto se voi ce l'avete fatta, se l'avete indovinato oppure se avete pensato magari qualcos'altro. Ultimissima. Partiamo con l'ultima che... Allora, un noto chimico famoso. Perché c'è Heisenberg? Non lo so. Fu assassinato, fu trovato morto, capito? Non c'era nessuna prova, no, che potesse incastrare qualcuno tranne un pezzo di carta con nomi di sostanze chimiche al suo interno, ok? Ok. Il giorno della sua morte ricevette la visita unicamente da tre persone, ovvero sua moglie Mary, suo nipote Nicholas e un suo amico, o meglio, il suo amico Jonathan, ok? Ok. La polizia però riuscì a arrestare il colpevole subito. Come ha fatto? Come ha fatto a sapere chi è stato? È una sorta di, con le prime lettere, una sorta di anagramma, non lo so, una roba del genere. In questo caso secondo me appunto è Nicholas, perché basta leggere semplicemente le sigle delle sostanze. Fatto sa che comunque era l'unico che poteva un pochino venire subito all'occhio, perché già appunto la scritta Nickel c'ha già Nick. Ti fa già, ti porta già. Esatto, in questo caso Ni, C di carbone, O di ossigeno, e la di lantana e il sulfurio con la S, quindi in questo caso Nicholas. In questo caso la soluzione è appunto, infatti come dicevo, se combinate i nomi, il nome delle sostanze, allora l'avevo detto giusto, mi sono detto potrete invece no. Leggere Nicholas. Esatto, infatti, esatto. Nickel NA Nicholas. Ce l'abbiamo fatta. Li abbiamo indovinati quasi tutti tranne il primo alla fine. Sì, il primo mi ha fatto la figura di merda e gli altri sì. Che poi alla fine il primo era più stupido, bastava semplicemente ragionare. Niente ragazzi, con questo videozzo terminiamo qua quest'oggi. Diteci quante ne avete indovinate, se ne volete altri qua sotto nei commentozzi, noi li faremo. E vi presento questo, il saluto e che dire, video next e da Flame è tutto. Bella riga! Yo, me llamo CJ, he vuelto a mi ciudad, como se nota que aquí faltaba ya, casi que no reconozco al barrio, han matado a mi madre, balas del adversario, voy a vengarla con los Grove Streets, desde Rider Peak.